Ciao ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Ebbene sì, lo sapete meglio di me. Avete visto la locandina? Siamo sempre qui su Lego Marvel Super Hero 2. Quasi addirittura di arrivo, perché questo è il penultimo livello Gwenpool che ancora non abbiamo completato. Dopo il penultimo viene l'ultimo e poi in teoria abbiamo finito. Dovremmo quindi a quel punto vedere anche tutti i vari personaggi che abbiamo, o meglio che ho sbloccato. Naturalmente qua sotto il video, come sempre, mettete un pollice in su, un commento, un bel mi piace. Oggi ci andiamo a fare Guarda come dondolo. Piccola precisazione: molti di voi mi hanno detto, guarda Magnus, che nel video di prima c'erano molti, molti meno personaggi e poi ce n'erano molti di più. Uso salvataggi diversi per cercare di anticiparmi su alcune cose. Per questo vedete cose diverse alcune volte. Comunque, ci andiamo a fare. Guarda come dondolo, non ho beccato niente. Modalità libera. E ci scegliamo. Bla bla bla. Gatta nera, va. Vado sempre a caso così. Ci vediamo in partita. Ok, ci siamo. Attenzione, perché qua è facile. Non c'è bisogno di nessuna elaborazione particolare. Allora, iniziamo da questa parte. Gatta nera, ammazza. No, ci serve. Iniziamo. Non mi fate incazzare. Ok. Prima cosa da sbloccare. Parte da qua. Personaggio. Che se non mi sbaglio. Non mi sembra neanche male. Poi bisogna dare un po' di carica. E qui personalmente io adoro come personaggio. Non credo. Io sono Korvac. Ok, iniziamo a dare la carica a questo. Ce la fai? Sì? A volte Korvac non ha capito. Ok, l'ha dato. Poi ce ne andiamo un attimo giù. Stai lì, poi andiamo a prendere nome, preoccupate. Ora a questo punto diamo invece la carica anche a quest'altro qua. Io preferisco sempre Korvac perché fa prima rispetto a, come si chiama, a Thor. Thor ci mette un po' più di tempo. Sì, dopo veniamo anche da là. Poi ritorniamo un'altra volta sempre su. Che palle sta lì, porca miseria. Ritorniamo su e ce ne andiamo. Ah, mi raccomando raga, scassate sempre tutto, perché se no non sbloccate per Avenger. Carichiamo anche questo. Dopo aver caricato anche questo, ci mettiamo il mattoncino rosa. Stavo dicendo rosso. È la forza d'abitudine. Poi nel frattempo rompete sempre tutto, che è sempre indispensabile. Prenderò quello che desidero. Ok, mattoncino rosa sbloccato. Ora a questo punto dobbiamo sbloccare soltanto Stan Lee. Io sto rompendo perché è sempre buono. Quindi aiuto! Ci spostiamo qua. Se scendi mi fai un piacere. Ok, va bene lui, va bene, sì. Ci becchiamo. Va bene, Shocker, vediamo se. Non penso che dovresti farcela tu, lo sai. Vediamo, iniziamo, vai. Ok. Aggiustiamo. Che poi sta cosa della martellata, ma poi me la dovranno spiegare, vabbè. Avrei proprio bisogno di un supereroe in questo sì. momento. Che è successo? Guarda che ti stavo premendo, te lo voglio dire. Allora, c'ho qualche problema con questo. Che cavolo sta succedendo qua? Oh, porca miseria. Facciamo così. Vai, vediamo un po' se ce la faccio. Prima stavi riparando, scusami. Ok, vai. Ok, meno male che c'è il resume. Dai. Fatemi uscire da qui. Ok. Forse ce la facciamo. Oh. Aspettate sempre, perché Stan Lee è un bastardo pendente, poi non si sblocca. Che figata col jet. Ok, controlliamo. Abbiamo sbloccato tutto. Quindi non ci resta che arrivare alla fine per vedere che cosa abbiamo sbloccato.
anche questo l'abbiamo completato. Se mi ricordo, vi faccio vedere anche come fare per sbloccare il puzzle, quello dove si mettono praticamente tutti i vari personaggi, perché spesso alcuni di voi hanno dei problemi. Spero di ricordarmi di metterlo nel video. Comunque, cosa abbiamo sbloccato? Attenzione a Vera Avenger, perché qua si beccano poche monetine, quindi saltate a raffica perché sennò restate fregati. Mattoncino rosa. Oh, rivelatore di gettoni di personaggi. Questo è una buona cosa. Stanley l'abbiamo sbloccato. Bello questo personaggio. Adam Warlock, bello. Mi piace, questo personaggio mi piace. Quadro abbastanza completo, eh. Ci siamo quasi. Ok ragazzi, anche questo l'abbiamo completato al 100%. Naturalmente, come se non è un video, come se non mettete un po' in su, per come ti piace, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.